Marimba Band a Bicelli, artisti pugliesi che giocano con la musica per portare sorriso e combattere la monotonia. In tutto questo, un grande gesto di solidarietà. Sì, la Marimba Band gioca con la musica, ma gioca anche con il linguaggio del corpo, con il mimo, con la clownery, tutto quello che insomma possiamo sfruttare per raccontare la nostra anima, lo sfruttiamo. Nella fattispecie, nella serata di stasera, era stato proclamato il lutto cittadino, come ben sapete, ma fermarsi, secondo noi, era un controsenso. Abbiamo adottato la politica del fare, cioè facciamo lo spettacolo, stiamo insieme, divertiamoci, approfittiamo di questa aggregazione per fare del bene a chi, purtroppo, ai fratelli, ai nostri fratelli italiani che sono stati colpiti dal sisma. Quindi il nostro gesto è, come sempre, di operosità ed impegno per aiutare, per far sorridere, per far star bene gli altri. E la nostra mission sul palco oggi, insomma, anche chi non assisterà allo spettacolo sorriderà, perché contribuiremo ad aiutarli, insomma. Quando nasce la vostra collaborazione? Soprattutto come nasce? Nasce fra poco compiamo 10 anni. Abbiamo un progetto per celebrare i nostri 10 anni. Avevo in realtà in mente questo progetto e mi ero imbattuto in musicisti diciamo molto poco adatti all'idea di questo progetto, che richiede impegno oltre a tanto talento, e poi ho incontrato loro che si sono subito palesati, perché sono veramente scemi, cioè non dovevano impegnarsi, sono veramente stupidi. E quindi ho detto: ragazzi, siate voi stessi, ed è venuta fuori la Marimba Band con Renato, Vittorio, Nicolò e il Rosso, che ogni tanto appare, però è bravissimo. In tutto questo Renato Cerco che c'entra? Cosa c'entra? È la mia disperazione, è il mio tormento. Io sono entrato a far parte della Marimba Band 10 anni fa, ormai. 10 anni fa, sì. Perché la Marimba Band... Oggi noi abbiamo lavorato anche prima. Prima, sì, la Marimba Band... Alfredo l'ha messa su, quanti anni fa più o meno? Nel 2001, però con voi nel 2006. E quindi vabbè, diciamo che ci siamo conosciuti, avendo fatto altro insieme. Smettete. Tu molti danni, mo torna là, scusate, la dialettica. E quindi niente, da 10 anni stiamo insieme, nel senso buono, e questa cosa qua durerà secondo me fino al 2106. Speriamo. Ma il Rosso è più rosso dalla rabbia o dalla vergogna? No, il rosso è bravissimo, questo lo possiamo tranquillamente danese. Nonostante tu lo guardi, gli dai una lira, no? Eppure quando mette le mani sul pianoforte è un pianista virtuoso. Però se tu provi ad avvicinargli il microfono diventa ancora più rosso, perché è molto timido. Proviamo.